Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Quello che volevo inaugurare oggi è un po' una nuova rubrica che vorrei chiamare Current Favorites, ovvero una serie di piccole pillole dove vi parlo dei miei preferiti, ma a livello tematico, quindi non i preferiti del mese per ora, poi magari li faremo i preferiti del mese, non è detto. In ogni caso, vorrei parlare settimanalmente, anche in maniera un po' più ampia, di alcuni temi specifici, per consigliarvi ovviamente quello che mi sta piacendo di più legato proprio a questi temi. Il primo, votatissimo su Instagram, tra l'altro battendo qualsiasi concorrenza, saranno le serie TV, che è quello di cui vi parlerò oggi. Bando alle ciance, passerei brevemente a farvi una carrellata di quali sono i miei preferiti riguardo alle serie TV del momento. Vorrei parlarvi di 5 serie TV che ho appena finito e che vi consiglio davvero tantissimo e perché mi sono piaciute molto, ovviamente. Vi aggiungo anche che tra l'altro 4 di queste serie TV sono su Netflix, perché io sono pigra e quindi è tanto comodo avere Netflix. La prima serie di cui vi voglio parlare è BoJack Horseman. Io l'ho finito ovviamente appena uscita perché la stavo aspettando tantissimo, però se non avete mai visto BoJack, fatelo, cioè proprio fatelo. Una serie animata che piacerà moltissimo se siete fan dei Griffin, di American Dad, se vi piace moltissimo quel tipo di ironia molto caustica. Però vi dico, pur essendo davvero divertente per tanti versi, la cosa che a me colpisce davvero tanto di BoJack Horseman, che per chi non lo conosce, è questa serie dove vediamo una serie di personaggi che sono degli animali un po' umanizzati e il protagonista di tutta questa serie è BoJack. BoJack era un attore di una famosissima sitcom negli anni 80, ma appena la sua serie è finita, diciamo, inizia ad affrontare le difficoltà di un attore in decadenza, potremmo dire. E nel corso degli anni, nonostante i suoi numerosi tentativi di provare a tornare alla fama e alla gloria dei tempi d'oro, boh, fa fatica. A tutto questo ci si aggiunge ovviamente quello che secondo me è il tema veramente forte di questa serie, che è la depressione. Perché ovviamente BoJack affronta un periodo veramente molto duro che dura per quasi 20 anni. Ora ne sta soffrendo. Infatti, secondo me, la cosa più interessante di questa serie è che forse è la prima serie che vedo in cui la depressione viene rappresentata in maniera così veritiera ed efficace, perché spesso la depressione viene vista solo come un buco nero dove tutto è sempre piatto, tutto è sempre negativo, tutto è sempre verso il basso. Invece la depressione in realtà non è solo quello, non è solo un momento buio, ci si risolleva e si vive un momento di euforia, magari un momento di up, e poi dopo invece si ripiomba nella depressione più totale. E BoJack è il personaggio che sperimenta tutte queste fasi e sperimenta proprio questo nella sua vita da adulto, quindi da attore decaduto. Chiaramente questo è solo un tema, la depressione è un tema e a me è piaciuto molto come sia stato rappresentato e come sia efficace la sua rappresentazione. Però non è l'unico tema ovviamente all'interno della serie. Per me è meravigliosa, io aspettavo questa serie così tanto. Chiaramente uscita il pomeriggio dopo è iniziato il binge watching. Il problema di questa serie, che io stavo aspettando con grande ansia, che appena finisce mi sembra sia passato un secondo e sarà dura riprendersi. Comunque, se non l'avete fatto, mi raccomando, guardate BoJack perché spacca. Passerei invece alla seconda serie che vi suggerisco, che è The Crown. La seconda stagione di The Crown, che è uscita da poco su Netflix, non sono riuscita a bingiarla tanto come la prima, perché, non so, secondo me è un pelo più difficile da digerire per certi versi. A me questa seconda stagione è piaciuta veramente molto di più che la prima, per diversi motivi. Secondo me la prima è ottima per un'introduzione in questo mondo, in questa storia, perché ha profonde radici sulle dinamiche storiche, sullo spiegare anche a chi non è tanto ferrato di quel periodo storico, cosa volesse dire la salita al potere, innanzitutto di una donna in quel contesto, nel dopoguerra, dopo tutti quelli che erano stati gli inghippi a casa Windsor. Insomma, secondo me era un'ottima serie introduttiva. In questa seconda, invece, secondo me, lasciamo un po' da parte le questioni storiche, che ci sono ovviamente perché sono sempre un ottimo contesto in cui inserire le singole puntate, però allo stesso tempo, in questo caso, il focus è più sui personaggi, noi vediamo la loro storia un po' meglio, perché
Nella prima stagione credo che fosse un po' difficile inquadrare soprattutto Elisabetta, perché questo personaggio è un po' impalpabile, come in realtà penso sia davvero la regina, che è molto sulle sue. E quindi praticamente eravamo andati ovviamente a dirottare tutte le nostre energie sull'unico personaggio che secondo me è emotivo e significativo dentro questo contesto, che è ovviamente la sorella della regina, cioè Margaret. E un pochino secondo me avevamo conosciuto bene Filippo. In questa seconda serie invece li esploriamo tutti un po' di più, entriamo nelle loro vite personali un po' più a fondo e cerchiamo di eviscerare le ragioni che li spingono ad agire e abbiamo la loro strada un po' meglio. Quindi insomma, secondo me la seconda stagione è nettamente meglio della prima, o almeno personalmente mi è piaciuta davvero molto di più. Non so se avete visto, se l'avete già visto, insomma, però fatemelo sapere in caso, se no ve la consiglio assolutamente. La terza serie, l'unica di cui vi parlo, che non è su Netflix. In realtà questo per me è un recupero, è una serie della quale conoscevo la sua esistenza, ma non so perché non l'ho mai vista, un po' perché non la trovavo, un po' perché aspettavo che andasse un po' avanti. Comunque stiamo parlando di Strike, ovvero la serie che è stata tratta dalla serie di libri gialli di Robert Galbraith, ovvero lo pseudonimo usato da J.K. Rowling per scrivere questi libri. Io sono una grande fan dei libri, mi è piaciuta molto, io non amo l'ambiente giallo in generale, non è qualcosa che mi stimola, però allo stesso tempo questa mi è proprio piaciuta tanto, la sto seguendo con grande attesa, tra l'altro, perché in teoria quest'anno dovrebbe uscire il nuovo libro, non si sa, vabbè. In ogni caso la serie è targata BBC e come ogni prodotto della BBC, a mio parere, quando ci si impegnano sono imbattibili per la cura e tanti dettagli che secondo me sono assolutamente impeccabili, e la serie a me è piaciuta molto. Gode tantissimo soprattutto di una coprotagonista, potremmo dire, che è veramente pazzesca secondo me, l'attrice che è Holiday Grainger. Qualcuno di voi forse l'avrà vista nei Borgia, se come me siete grandi fan delle serie storiche, anche quelle trash come i Borgia, la ritroverete ed è veramente bravissima secondo me. L'unica pecca che ho ritrovato secondo me è Strike, ovvero non lo rivedo tanto come il personaggio del libro, perché nel libro devo dire che la cosa che emerge sempre molto è che oltre a essere questo detective ex militare, che quindi ora si ricicla come detective, che svolge il suo lavoro in una maniera così eccellente che ovviamente è impossibile avere della concorrenza, ma si dovrà affiancare a Robin, che diventerà la sua assistente, prima come solo una segretaria, ma poi capirà che è talmente in gamba che non può fare solo la segretaria, ma lo aiuterà proprio in tutti i suoi casi per risolverli. Diciamo che un po' il mio problema con Strike è stato che Cormoran, ovvero il protagonista, non è esattamente il personaggio del libro, nel mio caso, nel senso, mi è sempre parso molto evidente che lui sia un personaggio super affascinante, che comunque ha un grande sex appeal verso tutte le persone che incontra, e io non l'ho proprio ritrovato. Cioè è un buon personaggio perché sembra un po' il classico, però burbero, non riesco a vederci quel gran fascino che gli attribuisco nel libro. A parte questo, che in realtà è una pecca, però davvero le puntate sono molto 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 interessanti. Sono miniserie perché si svolgono la prima serie su 3 puntate, la seconda su 2, e poi stiamo aspettando Career of Evil, che in italiano è La Via del Male. Ve lo consiglio assolutamente perché è una serie fatta benissimo, sono puntate molto godibili, come format mi ricorda un po' quello di Sherlock, quindi se volete qualcosa da esaurire in una sola giornata, assolutamente andate su Strike. La quarta serie che vi consiglio invece è Dirk Gently. Dirk Gently, tra l'altro, è una serie tratta da una serie scritta da Douglas Adams, che è lo stesso autore di Guida Galattica, quindi già gli vogliamo bene. In più, se non l'avete letto, cosa che io non ho fatto ad esempio, non ho mai letto la serie, però adesso mi ci voglio proprio avvicinare, è che questo mondo è veramente un mondo pazzo, è assurdo. Seguiamo un'agenzia investigativa fatta da personaggi assurdi totalmente, e poi ha queste scene assolutamente grottesche, pesantissime, cioè che sembrano dei quadretti comici, perché è veramente impossibile rimanere totalmente serio e non pensare che questa sia tutta una grande follia messa su schermo. Per me è una serie perfettamente riuscita, anzi sono molto dispiaciuta perché mentre sto girando questo video ho appena letto che è stata cancellata, quindi mi piange un po' il cuore. E ve la consiglio talmente tanto perché ve la consiglio proprio tanto perché
ve la consiglio proprio tanto, perché secondo me è proprio una di quelle serie che hanno tanti elementi preziosissimi dentro, è scritta molto bene, la seconda tra l'altro secondo me è scritta anche meglio della prima, e la prima mi aveva tenuta incollata per tutte le puntate, anche perché è la classica serie dove se perdi 5 minuti non capisci più niente, quindi vi consiglio di guardarla con abbastanza attenzione rispetto magari a quelle da mettere di sottofondo mentre fate altro. Questa richiede un po' di attenzione, lo so, impazzirete come sono impazzita io. Tutto il cast di attori è pazzesco, non sono tanto conosciuti tutti i protagonisti di Dirk Gently, anche se ovviamente c'è Elijah Wood che traina tutto il carro, però davvero guardatela perché non ve ne pentirete assolutamente, la trovate su Netflix. L'ultimissima serie di cui vi parlo invece è una serie che magari avrete sentito consigliata da tantissime persone, e io sono tra quelli, è The End of the Fucking World, che trovate anche questa su Netflix. Questa serie è veramente un piccolo mondo assurdo, come Dirk Gently d'altronde, però questa in maniera molto diversa. Segue la storia di due adolescenti che, diciamo, molto fuori dalle righe. Uno è dichiaratamente pazzo, cioè lui pensa di essere totalmente schizofrenico, e lei del tutto a posto non è, ovviamente. Però a un certo punto si incrociano le loro strade e porteranno a una storia davvero davvero assurda. Questa serie, che secondo me è molto carina, non è una, cioè non l'ho amata alla follia, ecco, però secondo me è perfetta per un binge watching. È veramente carina perché, primo, è molto inusuale, la storia è abbastanza originale a mio parere, l'ha trovata molto divertente, dall'altro assurda, dall'altro un po' commovente, non so, mescola tante emozioni diverse insieme. In più la colonna sonora è qualcosa per cui proprio emozionarsi, è proprio bellissima, c'è Soko, ci sono un sacco di artisti che io amo, insomma, quindi ve la consiglio. E poi mescola questo wave indie, ma non solo, anche new wave, post wave, cioè insomma ci sono tante cose bellissime mescolate a classici anni 60, ballads, cioè proprio bellissimo, insomma la colonna sonora mi ha conquistata subito. E poi una cosa secondo me molto bella, perché io guardo molto quelle cose, insomma, la fotografia e la cinematografia, secondo me ha proprio delle scene proprio bellissime dal punto di vista delle inquadrature, ci sono queste scene ampie che si alternano a tanti primi piani, a tante strette, insomma, per me è molto molto valido, molto carino come prodotto, l'ho trovato su Netflix, è una serie abbastanza breve, quindi credo sia anche autoconclusiva, anche perché non ci vedo proprio un seguito, vabbè, quando finirete poi me lo farete sapere. In ogni caso, queste sono le serie che vorrei consigliarvi, che spero vi possano piacere. Fatemi sapere se questa rubrica in qualche modo vi può interessare, e vorrei toccare tanti altri argomenti, insomma, fatemi sapere se vi può interessare e se questa rubrica può essere un argomento carino da introdurre nel canale. Vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e lasciate un pollicino in alto perché mi date una grande mano, e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!